Amici di Napoli Zone, sono Leonardo Zullo in compagnia di Claudio Mancini. Siamo qui per il terzo episodio del Napoli Zone su calciomercato.it. Oggi puntata speciale, praticamente perché abbiamo insomma ospiti molto 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 interessanti e arriviamo dopo questo match vinto 1-0, ancora una volta clean sheet, clean sheet. Non si segna al Maradona. Ciao Leo, ciao a tutti. Assolutamente sì, Leo, ancora un clean sheet. È il sesto per Meret stagionale. In più bisogna aggiungere quelli che poi ha ottenuto Caprile, se consideriamo anche metà partita contro la Juventus, la gara con l'Empoli, la gara con Lecce. Alla fine il Napoli ha subito pochissimi gol durante l'arco della stagione, seconda miglior difesa. Soprattutto li ha concentrati in poche partite, perché ne prende tre col Verona, ne prende tre con l'Atalanta. E poi subisce un gol dal Parma sul rigore, un gol dal Como fuori area e un gol da Çalhanoğlu sempre da fuori area. Dunque, segnare al Napoli è difficile, segnare facendolo da dentro l'area di rigore c'è riuscita soltanto, sì, il Verona la prima giornata, ma sappiamo essere un po' una gara a sé e Sì. soprattutto un Atalanta che sta benissimo e che quindi è veramente difficilissima da affrontare per tutti. Neanche la Roma ci è riuscita e dunque il Napoli porta a casa altri 3 punti importantissimi, Leo, perché le inseguitrici sono lì, sono tutte a un Si punto. macinano Sì. punti importanti. È chiaro che ancora quella parolina lì, magica, difficile da nominare per tutto Certo. l'ambiente azzurro, ma se ti posso dire, ieri alla fiaccolata per Maradona, fatta in varie zone di Napoli, si respirava qualcosa che io conosco bene e tu conosci benissimo perché ci Sì. siamo stati, finalmente possiamo dirlo. Il terzo scudetto noi No. l'abbiamo visto. Poi la nuova generazione di tifosi magari ne vedrà uno prossimamente. Io penso che ci sia quell'aria là, si respira quell'atmosfera lì. Sì, io ho la sensazione, Leo, che a differenza degli anni con Sarri, dove lo scudetto non è arrivato, ma sappiamo con i 91 punti si era creduto fortemente anche dopo l'1-0 a Torino di poterlo vincere, e anche nell'anno di Spalletti. Che questo Napoli faccia entusiasmare meno dal punto di vista di spettacolarità il tifoso, che magari è anche molto più restio dal già cantare vittoria a novembre, non solo per questione di ormai abitudine ad essere anche un po' più maturo, ma anche perché queste vittorie di misura il tifoso del Napoli non è abituato. Il No. tifoso del Napoli quando vince, vince largo, se no non vince. E Pensate. quindi vincere 1-0 con una mentalità completamente diversa da quella consueta ha portato probabilmente a dire: ma andremo avanti davvero così? Ecco, quello che possiamo dire, Leo, è che abbiamo concluso agosto, settembre, ottobre e novembre con il Napoli in testa alla classifica. Ma Dunque. questo aspetto che tu sottolinei sulla questione, no, di essere abituati a segnare tanto, sta un po' pregiudicando il percorso di Lukaku a Napoli? Perché sta segnando perché nessuno può dire questo. Cioè, 5 gol alla fine, tutto Sì. sommato, dopo 13 giornate, non sono un bottino da forse primo in classifica, perché è il centravanti titolare. Certo. Ma è un bottino che tutto sommato si può accettare, è accettabile, anche perché bisogna mettere gli assist. Però le sue prestazioni non è che siano da 7 in pagella. Io mi terrei più basso nella sua valutazione complessiva, però la butta dentro e fin quando la butta dentro ha ragione lui. Sì, fondamentalmente Leo alla fine contribuisce con 10 bonus, 5 gol, 5 assist, Coppa Italia compresa, e va detto che chiaramente delle 13 giornate di campionato lui non era neanche ancora arrivato a Napoli nella prima giornata, lui debutta e segna contro il Parma, quindi diciamo che non le gioca neanche tutte di tutte e 13, quindi in realtà il bottino di Lukaku non è malvagio. Il problema di Lukaku, secondo me, e ne abbiamo parlato anche in un fuori onda nostro, è un po' chi lo precede e come è stato preceduto, sia dal tipo di gioco, lo dicevamo poco fa, no? Napoli era abituato ad essere spettacolare e di conseguenza gli attaccanti a finalizzare la spettacolarità. Questo Napoli non è spettacolare, Lukaku arriva sicuramente non con i crismi del tipico attaccante del Napoli, perché arriva a 31 anni, arriva non essendo un 31enne però che sta spaccando le porte avversarie da anni, non è così, anzi, e soprattutto è stato preceduto da un Victor Osimhen Devastante. clamoroso,
magari ok, l'anno scorso un po' come tutti ne ha risentito, però nell'anno dello scudetto è decisivo. Prima di lui c'era stato Dries Mertens, e prima di lui citiamo Milik, ma è giusto citare soprattutto chi prima ancora, e quindi ovviamente Higuain, e quindi ovviamente Cavani. Dunque è chiaro che il tifoso del Napoli è ben abituato, esatto, è molto ben abituato. Di conseguenza è chiaro che anche la valutazione di Lukaku cambia, eppure, e lo vedevo in dei dati che abbiamo riportato anche qualche giorno fa, fino alla scorsa giornata, quindi non compresa quella con la Roma, Lukaku veniva per rapporto gol più assist nelle prime 11 partite giocate con la maglia del Napoli in confronto a Mertens, Osimhen, Milik, Higuain e Cavani, veniva dietro soltanto a Cavani e Higuain. Quindi, ok, per un motivo o per un altro, Osimhen si infortunò alle prime 11 che fece a febbraio, Milik si spaccò il crociato, Mertens non era una punta, va bene, però intanto è lì. Poi ci sono gare come quella con magari il Lecce, magari l'Empoli, dove ti aspetti un po' di più da Romelu Lukaku. Beh, sì, ha fatto molto fatica con alcuni tipi di difensori, sì. E anche quello lascia un po' perplessi, perché con quelli più strutturati fa fatica. Bremer lo ha annullato completamente, è stato forse... Va detto che quest'anno, Leo, anche Ismaili sta facendo un campionato insensato. Esatto. Un rendimento clamoroso, e quindi rientra nella categoria... ovviamente non a livello tecnico dei Bremer, ma di quei difensori che lo hanno messo in difficoltà, come poteva essere ovviamente anche Acerbi. Veramente il Neo sembrerebbe essere, forse con tutto il rispetto parlando di Baschirotto, perché non è che sta avendo una stagione monumentale come la sta avendo Ismaili, che forse sarà anche overperformando, ma è evidente che insomma Lukaku sta soffrendo soprattutto con questi tipi di difensori. Ma meno male che c'è Hummels che l'ha lasciato libero, però non è neanche troppa colpa sua, bisogna dire che è sfortunatissimo. Il campione, un campione immenso come giocatore, sì. Sfortunatissimo in questa esperienza romana, tra l'esclusione con Juric e l'autogol con la Fiorentina, il gol preso a freddo perché entra e fa segnare Lukaku, ma in quell'azione ci sono talmente tanti errori che il suo è l'ultimo, quello più importante, sì. Ma poteva solo fare un miracolo nel chiudere. Rischiava di buttarsela dentro, tra l'altro, esatto. Di nuovo. Esatto. Quindi, io, parlando di Lukaku, ti farei vedere qualcosa di cui tu ben sai, perché grazie a Francesco Iucca, il nostro collega Francesco Iucca, c'è stata un'intervista importantissima, l'esclusiva a Pastorello, che è agente di Meret, di Lukaku, e anche il procuratore di Boniche, insomma, è un attaccante che in questo momento è molto chiacchierato nell'ambiente azzurro, attaccante del Parma, attaccante titolare, ed è una possibile risorsa. Ora vediamo se per gennaio o per l'estate. Diciamo che Pastorello ha lasciato intendere che si farà più per l'estate, infatti ecco qui, sì. Vediamo proprio il passaggio su Bonny. Sta facendo benissimo, è un ragazzo tra le tante cose veramente stupendo. Adesso è concentrato sulla salvezza, dopodiché si vedrà in estate se sorrose fioriranno. Quindi Bonny potrebbe essere il vice Lukaku dell'anno prossimo, secondo te? Non è da escludere, Leo. Secondo me è molto importante capire quello che sarà il suo rendimento da qui alla fine dell'anno. Il Parma ha una rosa secondo me superiore ad alcune di quelle squadre con cui è in lotta per la salvezza in questo momento. Il Parma è a più 4 dal Venezia, ultimo, e, se non erro, è a più 2 dal Monza, ed è a più 1 insomma dalla zona retrocessione, è lì comunque, non vorrei sbagliarmi con i punti, ma è in piena lotta, ma allo stesso tempo è anche a soltanto 3 punti dal Torino, che è undicesimo, che è il 2 punti anzi, che è il prossimo avversario del Napoli. Di conseguenza sta raccogliendo forse anche un po' meno, però con un Bonny che 4 gol e un assist in 13 partite, diciamo che fondamentalmente dovesse ritrovarsi ad avere 8 gol dopo 26 giornate, 8 gol dopo 30 giornate, quindi diciamo che potrebbe chiudere tranquillamente in doppia cifra a 38 partite di campionato, ecco, quello sicuramente è un rendimento da un attaccante che può essere preso in considerazione anche dal Napoli come ovviamente alternativa. Sta di fatto che deve mantenere questo standard, deve mantenere questo livello. Il Parma offensivamente è una squadra propositiva, che
spesso e volentieri segna, è difficile vedere che il Parma non segni, poi concede tantissimo. E essendo Boni uno dei rigoristi, non dico per forza il rigorista principale, perché anche lui ha sbagliato quest'anno un rigore, potrebbe tranquillamente arrivare in doppia cifra. È chiaro che Pastorello dice, se sorrose fioriranno, ne riparleremo in estate, perché io credo che il Parma senza Boni farà, sicuramente farebbe più fatica a salvarsi, e giustamente, giustamente va capito se il rendimento resta questo. È evidente, Leo, che se il rendimento dovesse restare questo, il suo costo avrà un'impennata importante, il suo cartellino avrà un determinato tipo di costo. Se il suo rendimento dovesse abbassarsi, non è detto che poi il Napoli rimanga interessato al giocatore, dipende anche poi, insomma, quello che succederà, da un sacco di dinamiche. Anche esatto. Dopo vedremo anche l'aspetto Raspadori, ma soprattutto Simeone. Vero. Ma concentriamoci un secondino, continuiamo su questa intervista che è interessantissima, perché comunque la gente Pastorello non parla spessissimo, e quando parla non è mai banale. Su Lukaku, a proposito di Lukaku, quindi dice che è contento perché il Napoli è contento, il resto sono solo chiacchiere. Sappiamo benissimo che in questo periodo Lukaku è al centro dei riflettori, lo stiamo mettendo anche noi, perché stiamo cercando di capire che tipo di Lukaku serve a questo Napoli, se questo basta, può bastare, o se sarà un Lukaku differente, magari con una condizione psicofisica più mentale che fisica, perché io fisicamente non lo vedo male. Fisicamente secondo me sta crescendo pian piano, non è ancora sicuramente forse i livelli che si aspettava Antonio Conte. Bisognerebbe essere nella sua testa per capire quale livello si aspettasse Antonio Conte, perché io non credo che Lukaku tornerà mai quello dell'Inter. Ecco, rispetto a quello che si è visto lo scorso anno con la Roma, più o meno siamo lì, Leo, secondo me, a livello di status fisico. Quello che sicuramente va detto è che nelle ultime partite, almeno un tempo, lo sta facendo con un livello forse superiore rispetto alle precedenti. Il primo tempo con l'Inter non è stato malvagio, con la Roma in un modo o nell'altro, seppur toccando pochissimi palloni, perché tocca 17 in tutti i 90 minuti, questo è un dato sicuramente, però quantomeno poi segna, e quindi anche quello fa un po' una differenza. Con l'Italia non mi era dispiaciuto in nazionale col Belgio, aveva giocato una buona gara, ricordo aveva fatto ammonire anche Bastoni. Certo, poi lottare con Buongiorno in questo momento è difficilissimo per tutti, però rispetto alle gare con Lecce ed Empoli, dove veramente avevo avuto una bruttissima impressione, mi sembra quantomeno sta recuperando un pochettino. Aveva comunque segnato anche col Milan, fondamentalmente quello col Milan è forse una delle migliori prestazioni. C'è anche il Cagliari, però con la Big del Milan, col Cagliari forse l'abbiamo visto in una forma che chissà se riusciremo a vederlo, però c'è anche da dire che a livello tecnico il Milan è superiore, quindi sì, certo. Leo, poi, chiaramente, ecco, col Milan forse fa il gol più alla Lukaku di tutti i gol che si sono visti fin qui, perché cerca di far valere la strapotenza fisica, la spallata a Pavlovic. Sappiamo che in questo momento il Milan, insomma, difensivamente parlando, sta soffrendo parecchio. E quindi, tra l'altro, il Milan è una delle sue vittime preferite storicamente. Con la Roma fa un gol da attaccante, fa un gol da opportunista. Magari un gol che non so se avrebbe fatto negli anni con l'Inter, Leo. Nel senso, con l'Inter eravamo magari più abituati a 40 metri palla al piede, un carro armato che sembrava incredibile pensarlo per la sua stazza. Sì. Adesso magari è più chiamato, anche per il tipo di proposta di gioco che sta facendo Antonio Conte, a fare gol di questo tipo, a farsi trovare pronto. Infatti fa, secondo me, più arrabbiare il non vederlo segnare, magari con, ricordo forse fosse una partita con il Lecce o con il Como, sotto porta, davanti alla porta, oppure proprio con la Roma andare a vuoto di testa sbagliando il tempo da fermo. Quelli sono i gol che Lukaku deve fare, perché se non è più chiamato a farsi 30-40 metri palla piede, perché non li può fare più, devi fare, non c'è neanche tutta questa verticalità ormai per servirlo, deve fare un altro tipo di gol, deve fare quel gol lì. E quindi con la Roma poi lo fa, fondamentalmente. Almeno uno l'ha fatto. Ma c'è anche un altro tema su cui si è soffermato chiaramente il nostro Jukka con Pastorello, agente di Meret, quindi torniamo in alto, alla testa dell'articolo, perché Meret in questi giorni è stato accostato addirittura all'Inter,
un po' come è successo in passato, ogni tot di mesi Meret viene accostato a qualche squadra e poi resta qui e vince trofei e fa anche la differenza, tra l'altro. Però questa volta c'è un problema, il problema è il rinnovo. In effetti le parti stanno lavorando, lo sappiamo benissimo che l'agente lo ha anche insomma confermato ai microfoni di Luca. Certo. C'è un aspetto finanziario che deve essere discusso, dice Pastorello, ma rimane assolutamente ottimista perché insomma in questo momento non sono assolutamente vere le voci che lo vedono legato ad altri tipi di rapporti magari con l'Inter, ed è concentratissimo Alex su questa stagione, e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quelle appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo, quindi oltre al rinnovo niente. Certo, dopo aggiunge anche secondo me un aspetto molto importante, è chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare è normale che ci si guarderà intorno, ma ovviamente la priorità assoluta è il rinnovo col Napoli. Esatto. Vive una di indoors più incredibili secondo me della storia recente del Napoli, e ha una notte dallo Spezia, è a una notte dallo Spezia, non a una giornata, a un mese, a un passo, no, è assurdo. Stava per andarsene di notte allo Spezia, salta tutto perché la Lazio prende Provedel e il Napoli quindi non ha più quello che era ipotizzato come possibile sostituto tra le mani. Quindi Meret resta, vince il campionato nella stessa stagione. Da protagonista. È una roba incredibile da pensare. Poi ha il compito di essere il portiere, che secondo me è un ruolo veramente, veramente infausto. E Fausto. Io mi sto rendendo conto, sì esatto Leo, che in un po' tutte, non solo nel caso di Meret, ma in un po' tutte le squadre, è uno di quei ruoli in cui hai il mirino puntato in maniera veramente facile. Non fare un errore che improvvisamente sei scarso. Ora, Meret ne ha fatti più di uno, questo va detto sicuramente. Nel corso della sua carriera con il Napoli. Forse veramente poche cose. Per me quello con Lookman soprattutto. Esatto. Sì, per me quello con Lookman soprattutto. Più ancora di quello con Çalhanoğlu. No, quello di Çalhanoğlu secondo me è solo esclusivamente colpa di Gilmour che non esce. È colpa anche di McTominay che sbaglia comunque con Gilmour a intendersi. Ma lì bisogna uscire e contendere quel pallone. E fondamentalmente ti dico, Leo, che Conte lo ha ribadito anche nell'ultima conferenza stampa prima di Napoli-Roma. Meret è il titolare, punto e basta, non si discute. Caprile aveva fatto anche abbastanza bene quando Meret è stato infortunato quest'anno, ma per lui Meret è il titolare. Meret è il miglior portiere del campionato? No, è un dato oggettivo, non è il miglior portiere del campionato. Lo può diventare? Può diventarlo, sicuramente ha ancora le prospettive per esserlo. Per rendimento, grazie anche alla difesa del Napoli in questo momento, è sicuramente nella top 5 di questo campionato. Qualche parata quest'anno importante l'ha fatta, soprattutto ricordo quella col Parma, una parata veramente importantissima. Nel finale, tra l'altro, una partita in cui se il Napoli non la vince, magari cambia tutto il percorso che poi è partito da lì, perché fondamentalmente poi, tolta l'Atalanta, il Napoli non ha più sbagliato una partita, secondo me, da quella gara lì. Magari sì, approcci, primi tempi, secondi tempi, ma insomma poi Napoli ha portato i punti a casa. Sì. E quindi Pastorello giustamente dice che in questo momento è la priorità, credo che Meret continuerà a essere il primo portiere del Napoli, poi è evidente, Leo, che ogni situazione a sé, come per Meret, va visto come si concluderà il campionato del Napoli. Certo. Perché se il Napoli dovesse arrivare serenamente in Champions League, allora il portiere è anche più lui come altri giocatori, e sappiamo che c'è un altro di cui il rinnovo è bello più caldo. Ovviamente viene condizionato, ma metti caso che il Napoli non arrivi in Champions League, metti caso invece che il Napoli vince il campionato, cioè sono ancora troppo presto per fare valutazioni. Certo, è chiaro, chiaro. Però Meret è in scadenza, diciamo che è chiaro che il Napoli non vuole perderlo, e non credo che Meret voglia fare uno sgarro al club azzurro, diciamo, andandosene via a parametro zero magari in una rivale, perché poi alla fine il mercato di Meret quale può essere? Io non lo vedo difficilmente in un campionato spagnolo dove si gioca tantissimo palla a terra, e sappiamo che non è proprio una delle sue skill più affinate, ma tra i pali è veramente, veramente molto forte. In un campionato inglese, anche qui forse
lo vedo fuori luogo. In un campionato francese ci potrebbe anche andare, in un campionato tedesco non credo, non è lo stile di parata sua, non credo che sia lo stesso a cui sono abituati nel calcio tedesco, che è completamente differente. Basta pensare che Neuer ha lanciato un tipo di ruolo completamente Certo. diverso rispetto al Buffon. Sono due, ecco, Meretta è più Buffon, mentre Neuer è un'altra categoria di portiere che ha lanciato Ter Stegen e tutta la classe di portieri tedeschi. Anche Sommer, più o meno, si accosta molto di più a uno stile di parate tedesche, di ruolo di portiere tedesco piuttosto che quello italiano. Quindi Sì. Meret, diciamo che potrebbe anche, se dovesse non dovesse rinnovare col Napoli, potrebbe restare proprio in Italia e rinforzare una rivale del Napoli. Sì, poi comunque è anche una questione di ambientamento, no, Leo? Mi sembra ormai un giocatore che si è trovato molto bene a Napoli e che probabilmente potrebbe proseguire nel suo percorso rimanendo in Italia. Lo dicevamo poco fa, appunto, quando ha sfiorato l'addio, sarebbe comunque rimasto in Italia. Ecco, Assolutamente, magari assolutamente. adesso dopo aver vinto un campionato, non credo che andrebbe, con tutto il rispetto parlando, in una squadra paragonabile allo Spezia, non credo che in questo momento ce lo ritroveremo il No. prossimo anno a giocare a Cagliari, a Monza, a Lecce, ripeto, con tutto il rispetto Assolutamente. parlando, Tra però qualche è anno, a fine carriera, magari, così, magari ma sì. è ancora al top del top. Tra l'altro, è uno dei portieri della nazionale. Con l'infortunio poi di Vero. Vicario, io credo che, ecco, a marzo ci saranno queste partite di Nations League. Meret, al netto di infortuni, sarà chiaramente convocato e Sì, sarà il secondo di Donnarumma. Donnarumma, poi, credo. impossibile da togliere. Sì, altro portiere bistrattato a qualsiasi cosa faccia, anche starnutisca, Ecco, viene criticato. esatto. Donnarumma è un altro tipo di portiere che viene. Ha un aspetto mediatico che è assurdo. Pessima pubblicità di se stesso, È purtroppo, assurdo. nonostante non abbia fatto in realtà Cioè, è un nulla mostro. veramente di male, però non l'hanno ancora accettato, secondo me, quel trasferimento dal Sì, Milan. ma è tutta Italia che gli va incontro. Sì, non O si forse capisce sono troppi perché, tifosi ma rossoneri. ha deciso Dovremmo un chiederlo. europeo, non Dovremmo chiederlo a capisco. Martin, a Martin Sartori, il nostro inviato del Milan. Ma insomma, quindi ora chiudiamo quindi la parentesi Pastorello, che comunque ha rilasciato delle dichiarazioni molto, molto, molto importanti. E ci concentriamo su questo Napoli di Antonio Conte. Insomma, abbiamo un po' accennato a Napoli-Roma, ne parleremo magari anche più in là. Che cos'è che ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di meno di questo Napoli dopo Napoli-Roma? Beh, allora Leo, sicuramente va detto che ormai la squadra ha una sua forma mentis, è strutturata sotto quello che è il diktat di Antonio Conte, una squadra comunque compatta, una squadra che mentalmente mi sembra molto sul pezzo e che ha iniziato a imparare a vincere anche 1-0, con la Roma si poteva vincere in maniera anche più larga. E che in questo momento ha saputo lavorare benissimo su una fase difensiva che ripetevamo anche prima, è sicuramente a 10 livelli superiore rispetto a quella dell'anno scorso, non che ci volesse molto, vedi anche gli interpreti. Però insomma, Conte, io credo che sia proprio appositamente voluto partire da lì. Conte ha praticamente quasi sempre vinto i campionati partendo da una difesa solida, quasi sempre ha avuto la miglior Qui difesa del sottolinea un campionato. aspetto che a me mi fa sorridere, però è molto vero. Vince la miglior difesa e o il primo o il È secondo vero. miglior attacco. Ma lui sottolinea tantissimo, vincere però la miglior difesa. Il campionato italiano è ancora molto, diciamo, arroccato a questa idea del Vero. bisogna concedere di meno rispetto agli avversari. Non bisogna segnare un gol in più, ma prenderne uno in meno. Ed è così, ed è fondamentalmente quello che il Napoli poi, Leo, ha fatto a Torino, per esempio, con la Finalmente. Juventus, perché intanto ha preso un punto e non gliene ha fatti fare tre, che avrebbero comunque in questo momento riportato la Juventus molto più vicina al Napoli. Lo ha fatto a San Siro, tenendo comunque l'Inter a meno uno e non permettendole di allungare e di andare in testa alla classifica. In questo momento Conte
non è interessato dal vincere in maniera larga le partite, Leo. Non se ne frega nulla di vincere le partite 2-0, 3-0, 3-1, 4-1. Vuole portare a casa i tre punti e magari quanti non sempre gli andrà bene. Ecco, con questo calendario qui, però, e quindi tu mi hai chiesto anche che cosa, magari mi è piaciuto anche un po' di meno. Sì. Ecco, non sempre puoi vincere 1-0, non sempre ti può andare bene. Abbiamo comunque in testa anche quello che è successo contro l'Atalanta. Cioè ci sono squadre che poi quando sono particolarmente in forma ti possono mettere in difficoltà. Lì Gasperini gliel'ha imbriata alla grande, anche con la strategia di non inserire Teghi, di non creare il punto di riferimento. Poi in questo momento l'Atalanta sta molto bene. Ecco, il Napoli deve anche saper dominare un po' di più la partita. Ok, magari qualcuno mi dirà con la Roma, soprattutto il primo tempo, il Napoli attaccato. Se Kvara mette quel pallone di testa dopo 1:15 in porta, parliamo di un'altra gara, anche questo è vero. Sì. Però il Napoli deve anche sapere essere un po' più, anche un po' più cinico magari in certe circostanze, no? Va da sé quindi che nelle gare che tu mi stai mostrando, Torino, doppia partita con la Lazio, Udinese, Genoa e Venezia, ormai il Napoli ha uno status e io spero che al di là di mantenere quella che è la super difesa su cui Conte ha lavorato tanto, io spero che Conte adesso come step successivo lavori anche su un attacco un po' più prolifico e su magari gare vinte anche in maniera, non dico, non voglio il calcio spumeggiante, non me ne frega nulla, ma no, anche in maniera forse un po' più convincente, perché con la Roma succede una cosa, Leo, al 70-75esimo il Napoli decide di smettere di giocare e di abbassarsi, ma anche un po' prima, hai ragione. Il gol è arrivato al 55esimo più o meno, quindi in realtà neanche troppo tempo dopo. Il Napoli proprio non è che si è fatto schiacciare, non ha proprio deciso di non giocare più. Ecco, questa cosa non so quanto può andare avanti e non è forse secondo me l'arma migliore alla lunga per vincere un campionato. Poi magari mi sbaglierò, magari sì. Non bisogna forse speculare, questo stai dicendo, perché poi alla fine non eccessivamente di prenderlo. Comunque sì, Leo, io guardo questo calendario, il Torino è in questo momento nelle stesse condizioni della Roma. Ok, parliamoci chiaramente. Il Torino ha vinto contro il Como ad ottobre, un mese esatto fa, e la partita precedente che aveva vinto era un mese prima ancora, a 20 di settembre, con il Verona. Praticamente fa 2 vittorie in 10 partite. Pareggia con un Monza disastrato. Il Torino, da quando si è rotto Zapata, ha segnato 4 gol in 6 partite, una roba del genere, di cui 2 gol sono arrivati solo nella gara col Cagliari, quindi praticamente segna 2 gol in 5 partite successive, quindi sta avendo un problema enorme nel fare gol. Non a caso cercano un attaccante, esatto. Non a caso cercano il Ciolito Simeone. E infatti ne parleremo dopo. Sta di fatto che è una squadra in questo momento, come tutte, facciamo un discorso chiaro, Leo, nessuna va sottovalutata di quella che vediamo in questo elenco, no. Che ognuna può creare fastidio, altrimenti ritorniamo al discorso di inizio stagione, il Napoli ha avuto il calendario facile, che è una minchiata, permettimi il termine. Ok, è andata, lasciamo passare. Ormai l'ho detta, perché è una stupidaggine, non esiste il campionato con le partite facili. Qui si lotta tutte con le unghie e con i denti, qua ogni squadra c'è quella più attrezzata, quella meno attrezzata, ma devono provare a salvarsi tutte, e alcune hanno già tolto punti alle big, ricordo il Monza con l'Inter, il Cagliari con la Juventus, il Parma le ha tolte al Milan, insomma ci sono tante squadre che poi hanno iniziato a infastidire. Qualcuna toglierà punti anche al Napoli, ragazzi. assolutamente. Poi è un chiaro, campionato che fa così. Leo, le due gare con la Lazio sono sulla carta quelle un po' più ostiche, ma ti aspetti un po' di turnover? Forse sì. In Coppa Italia, forse sì. Beh, sì, in Coppa Italia, non in campionato. Non credo in campionato. Sì. No, non credo in campionato. Forse in Coppa Italia qualcosina cambierà. Anche se va detto che in questo momento non so quanto Conte si possa fidare, soprattutto ad esempio dei vari Juan Jesus e Rafa Marin. Quello mi viene in mente. Magari sì, un Gilmour potrebbe giocare, magari spazio a Ngong, magari spazio a Neres dal primo minuto, magari spazio a un Simeone. Ma stai nominando più della tre quarti in su. Stai nominando tutti tranne uno. Chi, Leo? Raspadori? Sì. E lui che fa? Se la vede in partita nuovamente? A capire dove? Posizionato dove? A sinistra? Ormai si è capito che forse non gioca più falso 9? A sinistra no, c'è Davide Neres. E se non gioca titolare lui contro la Lazio in Coppa Italia, chi?
chi se no? O mette Kvaratskhelia e Neres a destra, o mette Neres a sinistra e Politano a destra, Ngonghi a destra, Raspadori a destra. Certo, se dovesse giocare di nuovo Ngonghi e non Raspadori, ti dà un altro segnale anche in Coppa Italia. Sicuramente arriva un segnale. Ecco, la Lazio sicuramente, Leo, anche questa cosa della doppia sfida ravvicinata non è una cosa che mi fa strappare i capelli dalla gioia. In effetti. Perché... Anzi, bisognerebbe capire poi come si affronteranno in Coppa Italia, perché dopo tre giorni c'è un match di campionato che vale 3 punti. Sì. Non bisogna sottovalutare la Coppa Italia, però Lazio e Napoli si stanno giocando una fetta importante. Stiamo parlando di tantissimi milioni per entrare in Champions League. Cioè, sì, la Lazio, sì, se entra, sta giocando talmente bene che può permettersi di pensare: noi per la Champions ci vogliamo lottare. E l'entrata in Champions League ti garantisce tantissimo. Ma quindi, certo, poi Leo, non c'erano proprio... No, ma non c'erano neanche proprio queste prospettive per la Lazio di inizio stagione. Cioè, la Lazio viene da un campionato scorso abbastanza mediocre, nella norma, dopo che però era venuta da un secondo posto, con un esonero, ricordiamo. Napoli con 3. Disastroso. Guarda, lo scudetto del Napoli, il secondo posto della Lazio, ha messo in crisi i due presidenti amicissimi tra l'altro. E poi Lotito prende ispirazione da De Laurentiis, fa via i senatori, no? Fa fuori senatori. Fa via i senatori. Senti, ma io andrei, leverei questo dicembre azzurro, perché abbiamo la conduttrice di Sentieri Azzurri, nonché scrittrice, nonché grandissima amica e giornalista, ovviamente. Sabrina Uccello! Ragazzi, buon pomeriggio, mamma ciao, mia, Sabri. Che piacere, come state Claudio, Leo? Noi benissimo. Noi bene, bene, bene. Sabri, tu come stai? Bene, sono contenta di stare un po' in compagnia di due amici, due amici veri. Ma anche perché è da un po' che non ci vedevamo, Sabri, quindi sono contento. Molto, molto, da molto fin contento. Troppo che non ci vediamo, sì, da fin sì, troppo. Sì, sì. Che sorpresa. Invece io e lei oramai frequentazione assidua. Pure troppo. Allora, ma io questa domanda la devo fare. Tu che, insomma, che conduci Sentieri Azzurri, in che sentiero si sta immettendo Antonio Conte, Sabri? Io credo che di tutti i sentieri che, sai, quando si programma poi un arrivo, si immaginano tante cose, penso che di tutti i sentieri che poi Napoli aveva disegnato nella sua testa, questo era quello che meno pensava di percorrere, no? Mi riferisco in termini di successi. Vorrei dirti complice anche un momento particolare delle concorrenti, ma sarebbe una bugia, perché tolto il Milan, che evidentemente sta un po' deludendo rispetto a quelle che sono le aspettative di una squadra che deve essere al vertice, le altre stanno conducendo un ottimo campionato. Quindi credo semplicemente che il Napoli, con giusta ragione, alla luce dell'anno precedente, non pensasse, col cambio tecnico incluso, di poter volare nuovamente in modo così, così veloce, così consistente in vetta alla classifica. Secondo me una classifica che deve essere però vista in modo funzionale, cioè il fatto che possa contribuire a una serenità tale da poter poi affrontare il percorso che è quello di una strada tutta in costruzione con Antonio Conte, e soprattutto non deve fungere da specchietto per gli allodole a una situazione che comunque esiste, che è quella magari di una squadra che per restare più tempo lì al vertice dovrebbe, in termini di produzione offensiva, essere un po' più consistente, perché questo è un fatto. Mi riferisco, insomma, alla questione dei gol, che comunque ci sono, ma in quantità molto ridotte, diciamoci la verità. Ma stai facendo un riferimento a Big Rom? Sto facendo un riferimento a Big Rom sicuramente, perché poi lui è il centravanti titolare del Napoli, da 30 milioni di euro, che ha sottoscritto anche un contratto a titolo definitivo, no? Quindi vuol dire che la società punta su questa figura. Certo. Ed è una figura che, sai, spesso si è detto forse deve integrarsi fisicamente, deve un attimo mettersi in pari con i compagni, ok, però adesso è dicembre, in fin dei conti lavora con il gruppo da inizio stagione sportiva. È vero forse quello che dice Conte, che lui sente questa responsabilità sia verso il
verso Napoli sia verso il tecnico che l'ha fortemente voluto. Però c'è pur da dire che a volte c'è una lentezza e una staticità che forse non sono proprio adatti al gioco azzurro, quindi magari è questo l'aspetto sul quale notiamo che debba un attimino inserirsi meglio. Sì, Ci sta. No. assolutamente. Ti lascio più una considerazione. Sabri, sì, anche perché stavi parlando appunto di attacco e hai nominato Lukaku, altro giocatore che ormai da settimane è un po' sotto la lente di ingrandimento. Sembra incredibile dirlo, ma forse perché le aspettative su di lui sono sempre così ampie. E ovviamente Kvaratskhelia resta fin qui il co-capocannoniere del Napoli insieme a Lukaku, però anche nella gara vista con la Roma, nonostante entri nell'azione del gol, il cambio campo per Di Lorenzo, il suo si vede che esce dal campo arrabbiato. È la nona volta su 13 partite che Conte lo sostituisce. E la partita tolta a Verona per infortunio in cui esce prima a livello di minutaggio. Quindi sicuramente non sembra sereno al 100%. È chiaro che la questione rinnovo lo ha forse un po' incupito. Comunque lo ha fatto pensare anche magari non solo al campo. Ti chiedo quanto è responsabilità sua, quanto questo modulo che magari lo sta vedendo spesso e volentieri molto largo sulla sinistra non lo favorisca, quanto il suo tentativo di accentrarsi magari sia anche a volte togliendo spazio a McTominay, e quindi mi ricollego anche ai gol dei centrocampisti che magari mancano, perché la produzione offensiva può essere anche quella. McTominay ha segnato sì con l'Inter, ma segna da calcio d'angolo, quindi sua azione è un po' complicata, no? Questo è anche uno dei temi, secondo te, su cui Conte lavorerà, quindi cercare di far ritornare un po' il sereno intorno a Kvara, distraendolo da quello che è l'extracampo, concentrandosi sul campo, e che il campo stesso lo possa favorire e possa favorire tutto il sistema offensivo. È una possibilità, c'è da dire che il discorso su Kvara è complesso perché è chiaro che se noi abbiamo negli occhi il Kvaratskhelia che fa coppia con Osimhen e propone con Spalletti un certo tipo di 4-3-3, è chiaro che ci aspettiamo sicuramente più gol, immagino che li ricerchi anche lui, e un impegno diverso su quell'out del campo. Però e quindi credo che grossa parte, diciamo, della sua frustrazione derivi anche dal fatto che oggi ha delle mansioni di sacrificio un pochino diverse, che quindi in qualche modo poi non gli consentono di arrivare del tutto lucido sotto la porta o comunque di avvicinarsi così alla porta. Però d'altra parte l'abbiamo visto anche contro la Roma, quando esce Kvaratskhelia dal campo, il Napoli perde molto in termini di fantasia e soprattutto di pericolosità. D'accordo. Quindi credo, sì, quindi credo che resti indiscutibile la sua centralità all'interno della squadra. Va ritrovata la serenità tanto nelle nuove richieste che gli fa il mister, ma io purtroppo penso che a questo contribuisca un pochino anche questa sua condizione dal punto di vista contrattuale. Non credo che i giocatori scendano in campo col contratto in testa, però è difficile scrollarsi addosso le tante incertezze che magari riguardano il futuro, le tante possibilità che si avvicendano. Magari qualche mal di pancia minimo, credo che in qualche modo possa un po' destabilizzare in generale, quindi poi si rifletta anche in campo, diciamo forse un pochino più nervoso, un po' più iracondo rispetto a come siamo abituati a conoscerlo. Poi Romelu Lukaku non è Victor Osimhen, quindi anche qui la sinergia da trovare è molto diversa. Certo. Sì. Poi Sabri, Noi non so se sei abbiamo. d'accordo, valvolissimo Leo, scusami, non so se sei Sì. d'accordo, ma poi insomma anche un po' nel tifoso il tentativo di cercare sempre un capro espiatorio, cioè anche quando le cose Questo fanno è. bene bisogna sempre trovare un colpevole di Noi non qualcosa, e siamo quindi allenati alla felicità, no, Claudio. no, no, proprio no. Ma come si può essere felici nella città più bella del mondo? Dice Paolo Sorrentino. Glielo chiediamo anche a Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, che ha fatto proprio appunto la telecronaca Napoli-Roma. Ma è stato un po' iracondo Kvaratskhelia, come dice Sabrina? Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Beh, un pochino lo è stato, un pochino iracondo, un pochino nervoso, un pochino stizzito. Ci metterei dentro tutti questi aggettivi perché insomma non l'ha presa benissimo. Noi con Strama in telecronaca l'abbiamo sottolineato, la rabbia, la frustrazione, la delusione,
erano evidenti, erano visibili, anche perché non è la prima volta che Conte lo tira fuori intorno al 65esimo, no? Quindi da parte sua io ho visto sinceramente un giocatore un po' incastrato in alcune giocate, ho usato questo aggettivo perché mi è sembrato incaponirsi spesso e volentieri sulla stessa giocata. La Roma in mezzo al campo stringeva molto le linee, si compattava e lì ovviamente non c'era spazio per accendere la luce, per accendere il talento di Kvara. Sugli esterni sono andati meglio i giocatori del Napoli, tant'è che il gol arriva con quella giocata da Kvara a Di Lorenzo, quindi da esterno a esterno, e lì il Napoli bucava spesso. Però con la giocata di Kvara, la classica, quella che rientra sul destro, era un po' difficile sfondare la difesa della Roma e lui si è un po' incaponito in questo. Chiaramente la situazione di contratto, il fatto che vorrebbe incidere di più e si vede, sicuramente non aiutano. Poi anche Sabrina, chiaramente. Riccardo, allora, nel piacere del condividere lo stesso cognome, ti faccio una domanda. Gran cognome, grande. Sì, va detto. Allora, ti chiedo innanzitutto se anche tu hai avuto la sensazione che pian pianino Lukaku stia crescendo, anche se di una percentuale minima di condizione e non in maniera continua nei 90 minuti, ma qualcosina forse si è iniziato a vedere. Ti chiedo se hai anche avuto tu questa sensazione e che idea ti sei fatto del lavoro che sta chiedendo Conte a McTominay e secondo te se è un tipo di lavoro che poi si modificherà nel corso dell'anno, se poi gli verranno chieste mansioni ancora più offensive in termini anche proprio di gol o se in questo momento secondo te Conte gli ha proprio chiesto di fare anche un po' più da raccordo, no? Allora, facendo ordine, su Lukaku ti dico che al netto del gol sì, l'ho visto un pochino più dentro la partita, un pochino più dentro gli schemi di Conte, un pochino più dentro anche i pensieri dei compagni. È anche vero che senza il gol forse non avremmo giudicato in maniera quantomeno sufficiente la partita di Lukaku. Lo vedo sicuramente più coinvolto. Questo è molto importante per lui, per sentirsi parte di un gruppo, per sentirsi importante, per sentirsi efficace, per arrivare ad essere efficace sotto porta. Ed è importante chiaramente anche per la squadra, perché sa di potersi appoggiare a un riferimento. Sabrina diceva che non è Osimhen, è vero, però è comunque uno che viene da annate, insomma, costantemente in doppia cifra. Serve soltanto trovare la connessione perfetta con Kvara. Capisco che non sia proprio automatico, però penso che da un momento all'altro possano riuscirci. Per il lavoro di Conte, per il lavoro che sta facendo questo Napoli, e in generale mi sentirei, ecco, fiducioso, positivo nei confronti di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda McTominay, allora io l'ho visto giocare nel Manchester United in qualsiasi posizione, ha fatto anche il centravanti, ha fatto la seconda punta, ha fatto la mezzala che secondo me è il ruolo che gli si addice di più per caratteristiche. Contro la Roma l'ho visto più mezzala rispetto al solito. Perché dico questo? Perché forse si è visto meno il gioco fluido, la strategia fluida che utilizza di solito Conte, quindi con il 3-5-2 in fase di non possesso, o magari anche il 4-4-1-1 o 4-2-4 se vogliamo, con McTominay spesso vicino a Lukaku. No, l'altro giorno non è successo questo. Quasi mai è successo questo. Il Napoli ha provato a sfruttare più che altro l'effetto sorpresa di Di Lorenzo e di Matteo Oliveira che si inserivano senza palla, più che gli inserimenti di McTominay. Sicuramente lo vorrei vedere ancora più vicino alla porta rispetto a quanto fatto contro la Roma, perché è uno che sa sfruttare gli inserimenti con i colpi di testa, è uno che ha lettura nelle posizioni, è uno che sa tirarti anche da fuori area. Potrebbe essere sfruttato ancora meglio, però anche per lui, secondo me, arriverà quel momento in cui lo metteremo costantemente, no? A livello di rendimento sotto la porta, quindi a livello di gol segnati tra i primi centrocampisti del nostro campionato. Io non ho un dubbio su questo perché McTominay me lo ricordo in Inghilterra. Al Manchester United non era un elemento centrale, al Napoli sì, quindi secondo me deve avere anche il tempo di capire dove si trova e capire cosa può rappresentare per questa squadra. Poi soprattutto Riccardo mi prendo giusto 2 secondi per dire che non tutti i giocatori di questo campionato hanno comunque impiegato così poco tempo ad ambientarsi, va spesso Esatto. non si deve sottovalutare questa cosa. Guardiamo anche quello che sta succedendo magari alla Juventus con Douglas Luiz, con Koop Meiners, cioè ci vuole tempo e quindi McTominay questo sembrerebbe essersi ambientato molto più velocemente, addirittura qua già stiamo pensando di dirgli quando segnerà di più. Ma la base di ambientamento mi sembra già più che Questo. ampia comunque, quindi questo non va mai sottovalutato. Sabri, una considerazione. No, vorrei piuttosto chiedergli, pensando alle cose belle che funzionano 100-100, volevo chiedere a Riccardo come avesse visto lui questa coppia Buongiorno Rachmani, no? Dopo che Conti ha definito Rachmani un computer.
Sì, l'ha definito un computer, l'ha definito un soldato, è uno che soprattutto sfrutta la vena, ma non soltanto la vena, anche la qualità difensiva del suo compagno di squadra e soprattutto di reparto. Cioè lo faceva con Kim, perché Rachmani con Kim forse ha fatto vedere la sua migliore versione in Italia, quest'anno la sta confermando, chiaramente poi c'è il passaggio di mezzo che è quella dell'anno scorso, che insomma è piaciuta diciamo così a pochi, però mi sembra uno che riesca a rubare con l'occhio quello che fa il compagno di reparto e sfruttarlo al meglio, perché diciamoci la verità, tecnicamente sia Kim che Buongiorno sono superiori a Rachmani. Quando parlo di tecnicamente parlo sicuramente a livello insomma di gestione del pallone, ma anche a livello di attenzione difensiva e di qualità nel modo di difendere. Sicuramente Rachmani ha qualcosa in meno, però mi sembra uno che rubi molto con gli occhi e che riesca insomma ad alzare il livello delle sue prestazioni anche grazie al compagno che gli gioca al fianco. Poi Buongiorno, lo sappiamo, è forse il miglior difensore del nostro campionato. Sì. E quindi insomma tutto da imparare, direi che Rachmani lo sta facendo nel modo migliore possibile. Senti Riccardo, sei diventato letteralmente virale negli ultimi 2 giorni, te l'aspettavi? Non sentiamo più Rick, è sparito. La viralità lo ha rubato, lo ha rapito. L'ha emozionato. Eccomi. No, non stavo mangiando il pollo con le mani, tranquillo. No! Eccolo lì. Questa è una gag fantastica, è riuscita benissimo. Ma vi giuro, lo dico anche a voi, perché mi sono dovuto, tra virgolette, giustificare con un sacco di persone e anche spiegare il significato. Secondo me, vabbè, inutile spiegarlo, però insomma si capiva da solo e l'ho anche spiegato subito dopo, è che non è stata minimamente voluta. È un'espressione che io ho dentro di me da quando ero adolescente, insomma giocavo a livello giovanile e il mio mister mi diceva: ma dai, gioca facile, mangia il pollo con le mani, non dobbiamo inventarci nulla. E quindi mi è venuta molto spontanea perché, vabbè, conoscendo il palleggio del Napoli, Rachmani ha fatto una cosa diversa rispetto al solito, ha spazzato così il pallone con il Napoli sotto pressione, quindi mi è venuta veramente spontanea e soprattutto mi è venuta spontanea la rima, io non lo sapevo, cioè quando la dico Strama mi fa: ma mi sa che hai fatto la rima, e io ho detto: ma veramente, ma non ci ho fatto caso, e quindi è stato tutto molto casuale, tutto molto bello in questo momento. Io ti volevo chiedere proprio questo, cioè, se era una cosa che la volevi, la desideravi dall'inizio della partita oppure no, invece mi hai confermato. Vi giuro no, è stato tutto casuale, poteva succedere a qualsiasi giocatore, anche a Meret o a Olivera, e non avrei fatto la rima e non avrebbe forse avuto questo successo. Ma non avrebbe avuto questo, sì, questa ecco sicuramente. L'avrei candidamente ammesso se fosse stato voluto, invece minimamente voluto, ve lo giuro. No, ma perché poi Riccardo è stato fantastico, perché è arrivata il giorno dopo a Pierluigi Pardo che cita Masce Urso durante Milan Juve, quindi giustamente mi sono ritrovato i social, immagino, ma cosa sta succedendo nelle cronache? E quindi vabbè, fantastico. Beh, però è bello ogni tanto variare, sì. Cioè uscire fuori dagli schemi, sì, esatto, essere troppo insomma ripetitivi a volte non mi disturba sinceramente, quindi no, poi qualcosa non credo. So Riccardo che tu comunque sei anche un tipo molto social, se non hai anche partecipato alla Got League, quindi insomma sei uno che ha tangibilità per le cose che magari possono anche viralizzarsi, ed è giusto secondo me portare anche un po' più di una telecronaca 2.0 ogni tanto, no? Sennò, sì, nonostante la mia età comunque ancora faccio riferimento a queste cose, sì, anche se qualcuno mi chiama boomer, ma poi effettivamente non lo sono, a livello di età magari sì, rispetto a quelli che insomma, magari rispetto anche a voi. Senti, ma dove ti rivedremo? Dove ti risentiremo dopo Napoli-Roma, ora che questa settimana cosa ti aspetta? Parma-Lazio questa settimana di Serie A. Okay. Poi ho anche la B, ho anche la Liga, insomma non ci fermiamo mai. No, esatto, non ho un giorno di riposo, anzi quando è arrivata la sosta ho detto finalmente 2 giorni liberi, ma 2 giorni liberi. Non mi alleno sta 35-40 giorni, esatto. Ottimo, ti ringraziamo tantissimo. Grazie Riccardo. Grazie mille. Figuratevi ragazzi. Ciao. A presto, ciao. Un abbraccio. Ciao. Sabri, stiamo in questa incursione e scusa se ti stiamo trattenendo tantissimo. Non ti preoccupare. Ma noi non possiamo lasciarti andare senza parlare. Ma senza posso sapere quanto siete amici nella verità? Io e Leo?
cioè non ci siamo mai visti per un panino. No, no, sì, ci siamo visti ci siamo visti una serata, per fare una serata insieme, sì, è vero, sì. Non però so quanto interessa alle persone, però sì. Due personaggi così diversi. Sale e olio. Un momento fantastico. Vabbè, never mind, dimmi. No, però abbiamo, penso, 1000 gruppi insieme. Cioè... No, basta, veramente, lavoro con quest'uomo da troppi anni già. No, sembra assurdo dirlo, perché sembra uscito dal show ieri. Incontri. Io voglio i vostri incontri dal vivo. Allora, noi saremo il prossimo capitolo del tuo libro, perché tu stai scrivendo un altro libro, immagino, spero, mi auguro. Sì. Ti sei un po' sopravvalutato, Leo, addirittura diventare il capitolo. No, mi sopravvaluto. Non posso permettermi. Ha bisogno di storie, ha bisogno di storie. Esatto. Non faccio nostro, questo è dell'orrore, ma che deve scrivere? Vabbè, Leo sa che io mi alimento molto delle situazioni della vita quotidiana per scrivere. Infatti, a tal proposito, no, divaghiamo in questa Napoli Zone. Uscirà a breve un altro, il sequel. Allora, il sequel, non lo so se potremmo chiamarlo sequel, forse no, però potrebbe uscire qualcosa. Stiamo lavorando per voi. Stiamo her cook. Stiamo vedendo cosa ci propone la realtà e stiamo cercando di mettere giù dei concetti. Quindi mi raccomando, stay tuned. Se a Sabrina viene voglia di scrivere libro di barzellette, siamo a disposizione. A disposizione. Torniamo un attimo seri, perché tu chiaramente ti occupi. Sei anche corrispondente di Claro Sports, fai mille cose, non so quante ore lavori. Le faccio tutte con Marco Giordano, un amico di Claudio Mancini. Maronne. Vedi che tutto torna. Senti, ma segui tantissimo il calcio sudamericano, sei stata una delle prime a buttarti su Matteo Retegui, sapevi tutto all'inizio, appena si è fatto il nome, appena Roberto Mancini l'ha chiamato dall'Argentina. Ma quanto è stato vicino al Napoli? Diciamo che lui ha avuto una traiettoria anche atipica, se vogliamo, perché non arrivava da uno dei top club assoluti argentini, e tra l'altro ha avuto, diciamo, una stagione particolarmente esaltante, pur avendo sempre mantenuto un discreto livello. Quindi diciamo che... questo gli ha permesso di avere un percorso un po' diverso, poi si sono unite un po' di esigenze, sia la nazionale che il Genoa ne avevano, e quindi sappiamo com'è andata. E lui, io credo che sia stato vicino agli azzurri, perché lui ha preso il passaporto qui, nella nostra città, Napoli, quindi questo sicuramente ha fatto in modo che lui avesse una linea di contatto più diretta. Così come è accaduto a Santiago Jiménez in realtà, però poi vedi, sono solo questioni burocratiche eccetera, poi nella realtà dei fatti i contatti sono altri. Quello che è sicuro è che è sempre stato un giocatore molto promettente, poi è chiaro che oggi riesce a essere il top in Italia, perché poi quando viene inserito in un sistema perfettamente oleato come quello di Gasperini, sappiamo insomma, no? Magari estrapolato da quel contesto potrebbe ridimensionarsi, però in realtà lui era già in rampa di lancio, quindi credo che abbia mantenuto le premesse e compiuto una scelta intelligente sposando la causa bergamasca. Sicuramente è stato a fare più del doppio dei gol dello scorso anno, e questo è un dato. Poi coadiuvato anche da compagni di reparto decisamente ancora più lanciati, no? Questo facilita il compito. Sicuramente, avere accanto Lookman, avere De Ketelaere, avere Ederson, Bellanova. Ecco, ci siamo fa la differenza. Tutto. Sì, al Genoa aveva Gudmundsson lo scorso anno, ma non so quanto si siano trovati benissimo tutti e due. Sì, è vero. Volte sembravano un po' rubarsi la luce l'un con l'altro. Quindi quest'anno è ormai lanciatissimo. Però è vero, il contesto poi Gasperini condiziona un sacco. Senti, ma facciamo il giochino a Sabrina. Il gioco a vai, Leo, vai. C'è qualcuno a trattenersi. Noi stiamo andando proprio, stiamo sbaccando in questa puntata, è colpa di Claudio Mancini. Io non ho fatto niente, la scaletta l'ha scritta Leonardo Zullo, mi prendo la responsabilità. Giochino, ma io ho paura, io sono fragile. Allora, hai presente il gioco della piramide, no? E mettere i giocatori per le fasce. Ok. Giocatori sudamericani a Napoli ce ne stanno proprio tantissimi, sono passati in tanti. Io ora ti faccio... Allora, abbiamo quattro fasce.
In cima alla piramide puoi mettere un solo giocatore, in seconda fascia ne puoi mettere due, in terza fascia ne puoi mettere tre e cacchio. per ultimo in quarta fascia quattro giocatori. Io ora Ok. ti dico, dove metti Cavani? Seconda. Ok, Lavezzi? Seconda. Ok, Careca? Sudamericani. Ok, Ursa. Careca terzo. Fonseca? Daniel? Quarta. Ok. Alemão? Terza. Canè? Tira la bomba, tira la bomba. Si è messo pure a Occupo cantare. l'ultimo posto di terza. Quarta. Sì. Potresti occupare. Quarta, Ok. ok. Sosa. È il Pampa. Quarta. Ok. In quarta ci sono già tre giocatori. In terza due, in seconda due. Quindi in seconda fascia già sei piena, eh. Madonna Guarda mia, che hai già sai che ho lasciato. commesso un errore. Hai commesso un errore. Ospina, dove lo metti? Quarta, Ok, occupo ci sta. l'ultima casella. Maradona, dove lo metti? Uno, mo mi fai Ok, fare e un guaio con Higuain? Higuain, lo Higuain in sapevo. terza fascia era trabocchetto. E Ero questa. convinta che vi parlassi solo del presente, quindi ho detto, vabbè, Higuain sarà il mio primo, però vabbè. Invece no, però è un gioco simpatico, però questo fa intendere quanto il Napoli sia attento, no, al calcio Beh, sudamericano. Sì. certo. È vero che adesso si sono aperti altri canali, magari più con l'Est Europa, perché anche per questioni economiche è un mercato più semplice da affrontare, però penso che il legame resti storicamente forte, quindi credo che quando si produrranno giocatori che possono stare finanziarmente nel blocco Serie A, il Napoli sarà in prima linea. Oggi purtroppo quando ne vengono prodotti di meno e quando escono fuori vanno subito in Premier League, questa è la verità. Eh sì, e questo è vero. Grazie Sì, grazie. a voi ragazzi, buon proseguimento, ci vediamo presto. Grazie mille. Molto presto, grazie Buona Sabri, sei stata puntata. gentile. Buon lavoro, grazie Sabri, Ciao. grazie mille. E allora, Allora. Leo, abbiamo parlato anche di sudamericani. Abbiamo anche, dobbiamo iniziare a pensare al prossimo match del Napoli. Abbiamo anche un ospite illustre di Tutto Sport, Marco Bonetto di Tutto Sport, in collegamento con noi. Ciao, un saluto a tutti, grazie dell'invito e delle parole di presentazione. Troppo buono sei. No, ma che troppo buono! Siamo onorati di avere una firma di Tutto Sport qui su Napoli Zone, qui su calciomercato.it. Abbiamo chiaramente letto la notizia che hai lanciato, hai scritto questa mattina sulle pagine di Tutto Sport. Simeone accostato al Torino, sappiamo che il Torino è in cerca di un attaccante, e quanto è vicino in effetti l'argentino al Torino? Non credo moltissimo, nelle speranze del Torino, senza dubbio, ma per convincere Simeone ad arrivare al Torino e il Napoli a venderlo, bisogna superare tutta una serie di passaggi che mi sembrano ben lontani. Punto primo, convincere comunque De Laurentiis e Conte, possono anche avere opinioni diverse, esigenze diverse, prospettive diverse, ma bisogna trovare un presidente, un allenatore che accettino eventualmente di aprire una trattativa. In secondo luogo il prezzo, perché il Napoli giustamente, comprensibilmente, mi viene da dire che almeno fino al 30 di gennaio potrà ragionare nel caso solo ed esclusivamente in termini economici, cioè una vendita cash o un prestito con obbligo di riscatto. Voglio dire, perché mai il Napoli dovrebbe prestare il giocatore a qualcuno per fare un piacere al 1° gennaio, no? Se proprio deve vendere Simeone o ha deciso che può fare a meno di Simeone, beh, a quel punto cerca o di venderlo al meglio possibile o di arrivare almeno a un obbligo di acquisto. E poi c'è il terzo passaggio che secondo me è anch'esso nodale, è convincere il giocatore. E il problema non è solo di natura economica.
perché immaginiamo anche che il Torino sia disposto a persino a dare un euro in più al giocatore pur di convincerlo, ma resta pur sempre un attaccante di respiro internazionale, conosciuto in tutta Europa. Certo, adesso è, diciamo, ai margini, insomma, c'è la concorrenza spietata a Napoli, e quindi d'accordo che lui possa magari anche sperare di giocare di più, e può essere anche comprensibile. Detto che si sta comportando, mi sembra, io abito a Torino, lavoro a Torino, ma sembra si stia comportando con una serietà, una professionalità notevole, no? Verissimo. Però questa magari me lo sapete dire meglio voi. Resta il fatto che Simeone, forse prima di andare in una squadra con un presidente contestatissimo, che in questa fase oltretutto sta inanellando sconfitte in serie, una squadra che al massimo può lottare per salvarsi, per arrivare a metà classifica, ecco, magari lo stesso Simeone ci pensa due minuti, no? Prima di lasciare il Napoli, o nel caso prima di scegliere il Torino. Cioè, io penso che ci possano essere anche altre squadre interessate, ovviamente anche all'estero. Assolutamente, assolutamente. Anche perché Simeone in estate era ad un passo, ragazzi, dall'addio. Claudio! Ecco, e comunque si parla di 15 milioni, poi magari non sono 15, sono 12, 13, d'accordo. Però cioè, è una cifra che, insomma, io dubito che Cairo vada a spendere 12, 13, 14 milioni a gennaio. Chiaro, chiaro, chiaro. Voglio chiedere a Marco, nel caso, insomma, di giri tu la domanda non dovesse sentirla, che Torino ci dobbiamo aspettare per la gara di domenica? Una squadra che, lo dicevamo prima, vince un mese fa col Como, due mesi fa con il Verona, poi non riesce praticamente più a vincere da quando si è infortunato Zapata, fa una difficoltà immensa anche a segnare, e con il Napoli che è la seconda miglior difesa del campionato, chiedo se si aspetta che Vanoli possa cambiare anche qualcosina, e soprattutto in questo momento Vanoli quanto ancora ha la fiducia di una società che anche di per sé è criticata dai tifosi, quanto è ancora protetto nonostante questi risultati. Sì, no, è chiarissima la tua domanda. Allora, la tua doppia domanda. Allora, la prima, che Torino ci aspettiamo? Beh, se quello visto col Monza, ci aspettiamo un Torino ancora più impaurito, ancora più preoccupato, perché un conto affrontare il Monza e un conto affrontare il Napoli, ovviamente con tutto rispetto, ma stiamo parlando di valore, di forze della rosa, no? Questo è il primo aspetto. Cioè, a me quello che mi ha lasciato basito, preoccupato, sconcertato, è vedere che il Torino in casa col Monza, dopo questo filotto incredibile di sconfitte con una sola vittoria e l'eliminazione pure dalla Coppa Italia, si è presentato in casa col Monza al primo tempo, giocato con le gente che parlavano ansia da prestazione, mille incubi, una squadra che non ha la testa libera in questo momento, solo nella parte della ripresa, in particolare negli ultimi, nell'ultima fase con l'ingresso. Aspetta un attimo che ti sentiamo un po' con voce robotica, dicevi è un Torino che non ha la testa libera, giusto? Hai fatto bene interrompermi, e magari si sente meglio. Sì, ora... temo per il Torino, forse Conte un po' se lo augura pure, che il Torino con il Napoli giochi di nuovo così come con Monza, con la testa poco lì, con l'ansia da prestazione, con la paura di con una sporta di gol, l'ottava sconfitta negli ultimi due mesi, insomma, questo trend, per carità, magari invece all'improvviso ci vediamo una squadra che aspetta, ti stiamo sentendo un po' maluccio, se riesci. Sono in uno dei posti dove si sente meglio, provo a spostarmi ancora. Ora meglio. Scusatemi, ecco, non è colpa mia. No, figurati Marco, quando mai? I vostri ascoltatori, oltre che per voi. Quindi ecco, mi aspetto un Toro molto agitato, preoccupato, è quello che stiamo vedendo da più di due mesi.
non, magari non, è, non sarà una passeggiata per il Napoli, certo. Però non mi stupirei nemmeno troppo se invece finisse tanti a pochi, come si dice a Parma. Sì. Senti, ma te l'aspettavi questa viralità di questa frase, di questo motto che stava spopolando su tutti i social, Cairo vendi il Torino, ormai è dappertutto, ogni commento, ogni post, anche qualsiasi cosa che non c'entra niente con il calcio. Spesso content creator, tiktoker, anche donne che non sanno neanche di cosa si stia parlando. Ho ricevuto magari, visto sui social, Wikipedia stamattina nella pagina del Torino FC aveva un... Ovviamente c'è stato l'ingresso di un hacker alla voce proprietario su Wikipedia, la scritta è Urbano Cairo venditore. Incredibile. E ormai adesso ovviamente non è che possiamo elogiare, no? Cioè io l'ho detto per esprimere, non è che possiamo apprezzare il lavoro di un hacker che modifica le pagine in questa maniera, ma questo perché dobbiamo restare nei canoni del rispetto delle norme, della legge, della civiltà, no? Certo. Va bene, però perché l'ho detto? Perché esprime alla perfezione questo esempio, quello che tu stai dicendo, anche perché è una contestazione che adesso è virulenta come mai, ma che ciclicamente esplosa nei confronti di Cairo. Cioè, la prima contestazione contro Cairo partì nel 2009, 2010, soprattutto 2011. Lui era da 4-5 anni, adesso è da 19 anni al Torino. Sono tanti. Marco, volevo ritornare un secondo su Vanoli, sulla questione se in questo momento è ancora tutelato o meno, e poi Leo me la concederà. Hai ragione, non ti ho risposto. No, figurati. Il collegamento che spero che sia migliore adesso. Sì. Ok, benissimo. Vanoli rischia e non rischia, ovvero sia, certo che non è che possa perdere all'infinito, no? Di qui a... Certo. Ad altri 2 mesi, però il Torino è in una fase di debolezza societaria notevole, punto primo. Punto due, comunque sia, anche dentro al Torino, bagnati di più, Cairo di meno, c'è la consapevolezza che non sia, come dire, tutta colpa di Vanoli, sì. Perché la povertà, la mediocrità della rosa, già con delle lacune acuita poi dall'infortunio di Zapata, da altri infortuni, insomma, hanno questo va oltre il lavoro dell'allenatore. In terzo luogo, Vanoli adesso è diventato un punto di riferimento per la tifoseria, che si lancia in cori, contestazione continua contro Cairo, ma anche contro Bagnati, e invece per Vanoli cori anche domenica scorsa, sì. Voglio dire, durante la partita col Monza il Toro non stava vincendo, quindi è diventato un po' una specie di simbolo di resistenza, perché Vanoli se l'è anche meritato con le sue frasi, i suoi comportamenti, il suo lavoro. E anche, come dire, esonerarlo significherebbe acuire ancora di più la contestazione, certo. Cioè dare tutte le colpe a una persona che ovviamente non ha tutte le colpe, ha una rosa modesta, un allenatore che comunque al primo anno, lui personalmente parlando, di Serie A, e quindi se l'hai scelto devi poi anche accettare che possa aver bisogno un po' di esperienza per crescere, sì. Come si dice, no? Se no non dovevi prenderlo a giugno, lo sapevi. E significherebbe forse anche un po' sfidare la tifoseria in questo momento, no? Un esonero di Vanoli. Detto questo, sì. Cairo può essere soddisfatto di un allenatore che dal punto di vista del presidente sta inanellando sconfitte su sconfitte, ogni tanto pizzica pure la società con qualche esternazione pure educata. No, è evidente che Cairo non possa essere contento di questa situazione. Uno guarda le cose dal proprio punto di vista. E forse non c'è una direzione unica, e quindi questo è un problema. Vanoli è stato portato da Bagnati, poi devo dire a Torino, un po' come a Napoli peraltro, anche se su pianeti completamente diversi, non si muove foglia senza che Cairo non sia d'accordo. Però certo, si è scritto, si è saputo, si è raccontato 1000 volte, Bagnati si era convinto che Vanoli fosse l'allenatore giusto già a cavallo fra dicembre e gennaio dello scorso anno,
e quindi era gennaio 2024, sì. Fin da lì è iniziato questo corteggiamento. Kairos sperava di portare a Torino italiano, voleva comunque un allenatore diverso, più esperto, voleva italiano. Hanno provato a sondare anche altri allenatori, non sono riusciti a ottenere dei sì. Alla fine Kairos ha accettato Vanoli, proposto da Vagnati, ecco. Per Vagnati non era un piano B, per intenderci. Sì, per Kairos, io parlo da giornalista, e poi per carità, il Torino, se vuole, mi può anche smentire fra un secondo, ma sono tutte cose già scritte, eccetera. L'ha detto chiaro, fuori dai denti, per Kairos Vanoli non era il piano A. È chiaro. È chiaro che non lo direbbe mai, insomma, è giuro, è comprensibile, no? No, certo. Un giocatore, un allenatore, ovviamente prende sempre la prima scelta, no? Bisogna, insomma, certo. La comunicazione è comprensibile che voglia essere questa. È chiarissimo. Era Rudy Garcia, lo era per De Laurentiis, poi alla fine ha dovuto fare marcia indietro, là, perché... Ecco, ci siamo capiti. Decisamente. Io, Marco, io se Claudio non ha... Vai pure, sei tu l'ultima, Leo, perché penso che parliamo dello stesso giocatore. Buongiorno, Alessandro, buongiorno. Quello che volevamo chiedere. Allora ci invitiamo. Era proprio quello di cui ti volevamo chiedere. Marco, noi non ti vogliamo disturbare, ma se tu dici buongiorno, noi non possiamo che allargare i nostri sorrisi. Siccome... voi lo sapete, lo sanno anche altre radio di Napoli, io ho una simpatia anche per Napoli e quindi sono dispiaciuto, continuo a essere dispiaciuto che Buongiorno abbia dovuto lasciare il Toro e lasciato il Toro, e questo ovviamente sono, ci si conosceva, abbiamo visto il suo percorso fin dal divano, eccetera, sì. Eccetera. Detto questo, sono strafelice, ma vi sto parlando proprio da persona, voglio dire, un discorso mio personale, sono strafelice di quello che sta facendo a Napoli e di come è già entrato anche nei cuori, no, nei cervelli dei tifosi del Napoli. Aggiungo e chiudo che Napoli e il Napoli hanno portato a casa non solo un ottimo difensore, adesso già sul trailer di Chirime, insomma, quel che sarà non solo un ottimo giocatore, ma un giocatore di una professionalità, di una serietà, di una modestia, di un'umiltà eccezionale. Tu hai avuto modo di conoscerlo da... fra 5-6 anni, poi per carità, magari domani mattina arriva Real Madrid e offre no, il mondo per Buongiorno e allora scatta Real Madrid, come potrei dire il Manchester City, ma per fare delle ipotesi puramente di scuola, no? Ma se voglio arrivare a dire un'altra cosa, è questa, che se non ci saranno cose così fatali, non mi stupirei se magari Buongiorno chiudesse anche la carriera a Napoli o comunque portasse avanti un suo lungo percorso. Il legame con Conte è la chiave fondamentale del passaggio di Buongiorno a Napoli. Cioè, Conte ha convinto Alessandro sull'accettare questa scommessa. E quindi l'intelligenza, la bravura dell'allenatore e del giocatore sono sotto gli occhi di tutti voi, credo. Sì, è chiarissimo. Cla, su Buongiorno, se hai un'ultimissima cosa da dire, noi assolutamente. No, ecco, io sicuramente, Marco, l'ho adorato già prima ancora che venisse al Napoli, quando l'ho visto giocare al Torino, e era un giocatore che avevo osservato, anche perché poi tratto di fantacalcio, quindi prima ancora l'avevo osservato per il Toro e me ne ero proprio innamorato calcisticamente. E sono contentissimo del fatto che, hai detto una cosa, è venuto principalmente anche grazie alla presenza di Conte. Ecco, in estate spesso si è detto che non era felice e convinto al 100% della scelta di andare a Napoli. Possiamo dire che invece in questo momento è più che soddisfatto, almeno da quello che trapela, da quello che insomma si percepisce. Ma lui era contento anche quando ha firmato, non so se mi spiego. Il problema di Alessandro potrebbe essere capito che cosa significasse andare a Napoli, no?
cioè in che Napoli vado, con quali aspettative e cosa pensa di me il presidente e l'allenatore, sì, detto in parole povere. Mm-hmm. E questi sono dubbi che poteva avere chiunque, no? Tanto più dopo la stagione scorsa del Napoli, no? Sì, sì. Poi ovviamente non c'era solo Napoli su Buongiorno, insomma, noi abbiamo avuto il piacere, insomma, l'onore di dare anche un buco, quel che si dice giornalisticamente parlando, cioè negli ultimi 3-4 giorni, proprio prima della firma, la Juventus ha fatto di tutto per prendere Buongiorno, come già aveva fatto a suo tempo con Brenner. L'Inter era sopra Buongiorno, quindi sì, volendo, c'erano anche delle altre ipotesi. La Juventus non poteva essere presa in considerazione da Buongiorno, Cairo l'ha presa come in considerazione, anche perché offrivano di più, ovviamente per cercare, no, di cambiare le carte in tavola, certo, diciamo a Napoli. Buongiorno dice: io all'età di 5 anni entro nel vivaio del Toro, tifoso del Toro, cioè tutto rispetto del mondo per la Juventus, ma non posso, posso passare dal Torino alla Juventus, esatto, capitemi, vi ringrazio, ma, come dire, amici, certo. E questo è stato un passaggio chiave, mentre il Torino insomma avrebbe guadagnato di più se un giorno avesse detto sì alla Juventus. Mm. Il secondo passaggio chiave era capire, e qui è stato bravissimo Conte, oltre che la dirigenza, capire, Alessandro, capire che Napoli si immaginava. E nel momento in cui Conte gli aveva, sicuramente anche Rana, De Laurentiis, ma voglio dire anche l'allenatore gli ha riversato, l'allenatore si è messo in gioco lui per primo, e questo è fondamentale, cioè lui per primo dice: vengo a Napoli per risollevare un mondo che era andato a rotoli in pezzi, no? Certo. Prima a scommettere sulla partita, sulla stagione, era stato Conte, e a quel punto, quando hai un generale o un tenente, scegliete voi il ruolo, che dice: esco io dalla trincea, vado io davanti per primo, poi seguitemi. Beh, il giocatore viene voglia, Ovviamente è stato quindi decisivo nel passaggio. Sì, così come la dirigenza, la presidenza, cioè senza dubbio, è un discorso a 360 gradi che Conte ha fatto d'intesa con la società, ovviamente. Chiaro. Però fin da quell'incontro casuale, no? È molto casuale. Sono casualmente incontrati in pizzeria. Sì. Fin da quell'incontro lì a Torino, Conte ha riversato su Alessandro tutto il suo... Ma poi si sapeva già, cioè che a Conte piacesse Buongiorno, si sapeva già un paio di anni. Quindi voglio dire, probabilmente Conte avrebbe magari tentato di prendere Buongiorno anche se fosse finito in un'altra squadra italiana. Interessante, okay, questa risposta. Grazie Marco, noi ti ringraziamo a nome di tutto calciomercato.it e ci sentiamo ovviamente prestissimo, spero, mi auguro che ti avremo nuovamente qui con noi tra gli amici di Napoli Zona. Parlare con il mondo di Napoli è sempre un piacere per me. Un saluto. Grazie. Grazie Marco, grazie. Insomma, abbiamo avuto anche Marco Bonetto di Tutto Sport che ci ha raccontato anche che cosa significa vivere in questo momento nell'ambiente Granata, non una situazione per nulla facile, Leo, l'avevamo percepito comunque, c'è tanta paura proprio nei giocatori, nell'atteggiamento da parte dei giocatori del Torino, e questo dovrà essere bravo il Napoli poi ad approfittarne domenica prossima. Assolutamente, e quindi noi scopriremo nella prossima puntata, nel prossimo episodio di Napoli Zone, come finirà questo Torino-Napoli. Speriamo di avere i sorrisoni come oggi dopo l'1-0 alla Roma, e speriamo di avere altri numerosi ospiti importantissimi. Abbiamo oggi ci è andata di lusso tra Sabrina, spettacolare, con il suo gioco, ha messo Higuain in terza fascia, ricordiamolo amici, Higuain in terza fascia, sotto Lavezzi e Cavani. Sì, sì. Poi, Leo, dovevo venire io, no, sto scherzando ovviamente, dalla prossima settimana mancio. Vi lascerò in splendida e ottimale compagnia di altri bravissimi colleghi.
Mandiamo un abbraccione a Giuseppe che in questo momento non è potuto essere con noi, ma ci rivediamo presto, Giuseppe. E un saluto a tutti voi che ci seguite, ci seguirete. Continuate a cliccare, iscrivetevi su calciomercato.it, su YouTube, perché chiaramente ci darete una mano. Commentate anche insomma i vostri pensieri su questo Napoli, su Buongiorno, su Kvaratskhelia, che è stato definito iracondo da Sabrina. Anche Lukaku, ragazzi, io sono un po' dilaniato su Lukaku, non so ancora in che posizione mettermi. Eccola, se un appello ai nostri Di lasciare un commentino, di condividere, ragazzi, perché più si sparge la voce, più il progetto cresce, più gli ospiti migliorano e più vi possiamo tenere compagnia. E e quindi ci eliminano tutti e due se gli ospiti migliorano. ce ne andiamo. Grande. Allora, a posto così. Fatelo per questo. Ciao, Fatelo ragazzi. per noi. Ciao Ciao, ragazzi, ciao a tutti, ragazzi, grazie. alla prossima.